giornata di Centurion League. Buonasera amici della Centurion League. Insomma, la Serie A eravamo già collegati per più partite, ma adesso è il momento di fare sul serio. Sono in campo le due squadre, Villa York contro Ostia Calcio 8. In maglia verde il Villa York, con calzoncini verdi e calzettoni bianchi. In maglia invece bianca, con il set in blu, calzoncini blu e calzettoni blu, l'Ostia Calcio 8. Tutto pronto, si parte con il Villa York che gestisce il primo pallone e adesso può far ripartire i suoi. Palla in verticale a cercare Caramelli, che viene però anticipato. Attenzione alla conclusione da fuori, e la palla respinta con Pacifico. Ha tanto campo per andare. Allarga a destra Mortaroli, palleggia, calcia alto, ci ha provato, ha cercato l'Eurogol. Ancora per Mirante sulla sinistra, spinge Mirante, porta avanti il pallone, pensa alla conclusione, palla che sferra il palo, ci ha provato per l'Ostia, battuto il lancio in area Mortaroli, prova la rovesciata, palla alta, cerca Caramelli, è solo, si gira Murato, poi ancora Barone, il tocco fuori, Forconi dentro ancora per Barone col destro, fuori, grande contro uno con l'avversario, esce dal pressing, poi va allo scambio al limite, il tocco alla con la punta addirittura, azione barriera 2 per Vitelli, pronto a battere Pacifico col destro, batte Pacifico, palla bassa, il gol da parte dell'Ostia, con deviazione da parte di Barone sul tiro basso, Beffardo da parte di Pacifico, traiettoria insidiosa, deviata al primo tocco, la palla è schizzata in porta, poi a larga sinistra Mirante si ferma, Mirante 1-1, tocco per De Marco che vede la porta, però la conclusione, la respinta, poi ancora il bacino di Cesaretti, alto, terrore De Marco, controlla l'auto di sinistra, si ferma De Marco, la finta, poi ancora De Marco, il tocco dentro è buono, Mortaroli al limite, Mortaroli dentro per Cesaretti che è solo, e c'è il raddoppio dell'Ostia con una bellissima azione tutta in fraseggio che porta al gol da parte di Cesaretti, dopo la combinazione al limite tra De Marco e Mortaroli, liberano il compagno appena entrato Cesaretti al gol del 2-0. La squadra insomma in maglia bianca, terra Barone, fallo, calcio di punizione per l'Ostia, buona posizione, battuto subito, attenzione da Mortaroli, il tocco di De Marco, palla alta, partita su Mortaroli a cercare Giacinti sulla linea, la respinta da Barone contro Cesaretti, attenzione perché regala il pallone a Mortaroli che attende il momento giusto per calciare, c'è la respinta però di Vitelli sul del Villa York, tocco con l'esterno, Caramelli, il destro di Caramelli fuori, centralmente Mirante, tocco dentro per De Marco al limite, il cross basso è solo Cesaretti, miracolo, poi ancora il sinistro alto, gestito poi ancora De Marco, Mortaroli prima per Cesaretti che passa bene sull'avversario, vede la porta, si ferma, ora calcia, splendido gol di Cesaretti, gol mancino, salta secco l'avversario e poi trova l'angolino preciso e si rifà dal gol mangiato poco fa con un Eurogol, Cesaretti 3-0 per l'Ostia, cercando di aprire la gara, arriva il gol, adesso attenzione perché può andare ancora in avanti, il tiro, il gol dell'Ostia, ancora Mortaroli, il gol col destro di potenza, recupera palla Pacifico, verticalizza e arriva il gol di Mortaroli, 4-0 per l'Ostia, tocco al Rio Vitelli, pallone che scorre, attenzione Caramelli col mancino, palla fuori, grazie alla difesa dell'Ostia, il tocco in avanti per De Marco che punta l'area di rigore, De Marco con la suola, il numero, il tocco dentro, la palla arriva lì, il gol da parte di Pacifico per il 5-0, ma splendido il lavoro da parte di De Marco che arriva fino al fondo, salta il portiere, mette in mezzo un pallone che deve essere solo messo in rete, Pacifico doppietta per lui, calcio d'angolo per l'Ostia, battuto subito Cesaretti, attenzione a Mortaroli col destro, alto, tocco ancora per Santilli, tocco centrale che passa, attenzione alla di rigore, il passaggio in mezzo, il gol, ancora il gol da parte di Diotallevi e l'Ostia dilaga 6-0, Diotallevi servito benissimo in mezzo da due passi, deve solo appoggiare il pallone in rete, lancio a destra per Mirante, Mirante prova il numero, riesce Santilli in area, prova la girata, la gran parata da parte di Vitelli,
però con un braccio, ma finisce qui. Finisce qui, vince l'Ostia Calcio 8 per 6-0. Grande vittoria. Finisce qui la partita. Tra poco per il secondo.